Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Kino e a grande, anzi grandissima richiesta, ritorna al secondo episodio di Salva l'Universo. Prima di cominciare col video vero e proprio, raga, vi ringrazio a tutti quanti per il supporto che mi avete dato sotto l'ultimo video riguardante questa serie. Ha ottenuto oltre 500 mi piace, è andato oltre alle mie aspettative. E vi chiedo anche di lasciare subito un bel like sotto a questo video, così andremo sempre più avanti con questa serie. Mi piace un botto fare questa serie, non l'avrei mai immaginato. A parte che sono uno strappassionato sia a fare editing di video, sia a registrare, pubblicare, qualsiasi cosa, mi piace veramente un sacco quello che sto facendo. E cercherò di portarlo avanti al meglio. Cercherò di fare contenuti sempre più nuovi, sempre più freschi e cercare di accontentarvi tutti. Per quelli che mi chiedono, Kino, ma porterai mai altri giochi? Penso proprio di sì. Per il momento no. Per il momento no, proprio ho troppi argomenti da fare su Salva il Mondo. Vorrei che il gioco cambiasse in certe maniere, vorrei che si evolvesse, però ci sono anche tante cose che vorrei portare sul canale riguardanti Salva il Mondo, però se avanza un po' di tempo, perché no? Io premetto che non mi piace portare cose uguali agli altri, cioè se devo portare una partita di Battle Royale, faccio un esempio, lo vorrei fare diversamente da tutti gli altri, lo farei in un modo totalmente ironico, ma questo è un altro discorso. Andiamo al video vero e proprio. Ebbene sì ragazzi, la prima immagine che mi colpisce tra tutti i post di Reddit, e non potevo non menzionarvelo, probabilmente molti mi daranno contro, molti mi appoggeranno, lo so già, ma questa serie non è un voglio questo in salvo al mondo, ma è un discutiamone insieme, appunto. Io posso dirvi se sono favorevole o meno, certamente, però non sto dicendo che alle cose che sono favorevole io devono essere messe nel gioco perché sennò il gioco è brutto, anzi potrebbe essere che magari un'idea che vi propongo nel video, se andata ad applicare su Salva il Mondo, stravolga il gioco e nessuno ci giochi più. Però la prima immagine che mi colpisce è New Crafting Item Recipes. Cosa significa? Significa nuove ricette di creazione. Come sapete, noi nel menu possiamo creare solamente i barili e il nostro adesivo. Questo utente ha proposto di craftare le parti meccaniche e anche persino il raggio solare e la scagliabuia. Se vedete, dall'esempio che per craftare uno di raggio solare ci chiede 3 di scagliabuia e 2 di quarzo. Per me ci sta questo rapporto perché alla fine non ne avrai neanche tanta da buttare di scagliabuia, no? Facciamo un esempio, cioè metti caso che tu giochi un po' Vallarguta a farmi quella scagliabuia, però ormai hai tutte le armi al 130, al posto che andarti a cercare quello che ti scambia la scagliabuia per il raggio e magari venire truffato, potrebbero fare direttamente delle ricette, appunto, come sostiene il titolo. Dove io posso cambiare appunto la scagliabuia e il quarzo per il raggio solare. Voi che dite, raga, ci sta o non ci sta come idea? Con questa idea riusciremo a dare un utilizzo ulteriore anche a viti e bulloni, anche alla resina adesiva, perché, per esempio, lui ha proposto così, però a me piace l'idea che ha proposto questo ragazzo. Ha proposto anche per lo spago montano, per esempio, hai bisogno dello spago. Scusate, per lo spago intagliato hai bisogno dello spago montano, che è lo spago di una stella inferiore, più 2 di resina adesiva, cioè 3 di spago di una stella inferiore più 2 di resina adesiva. La resina adesiva non si usa tantissimo, anzi io mi ritrovo per esempio a dropparne più di quanta ne farmo, cioè se ne farmo 300 a caso perché spacco un po' di alberi, la partita dopo ne butto 450 in terra, capite? Non la uso mai tantissimo. Lui ha fatto lo stesso discorso anche con la polvere minerale. Se vedete, chiede 3 polveri minerali di stelle inferiori più uno coal, che sarebbe il carbone. Aggiunge anche la descrizione che questi cambiamenti, queste ricette, diciamo, le sbloccherai man mano che avanzi col gioco. Cioè, uno che inizia a pietralegno non lo vede neanche il raggio e la scagliabuia, no? Però man mano che vai avanti, arrivi a Montespago finalmente potresti riuscire a craftare il raggio solare. Che dite, raga? Voi, secondo voi ci può stare come? Secondo me sì. Secondo me sì, perché non tanto anche di scagliabuia, cioè, non è che ne farmi tantissima. E se ne chiedono 3 per craftare uno di raggio più 2 di quarzo, insomma, lo farei, ma neanche tantissimo. Quindi non andrebbe a intaccare le meccaniche di gioco, avresti comunque bisogno di farmare, però andresti a annullare, tra virgolette, qualche scambio. Perché alla fine come te lo pagano il raggio con la scagliabuia? Probabilmente ci smeni anche di più. Però, detto questo, io sono favorevole a questa idea. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate.
Un'altra immagine e argomento che ha suscitato tantissimo interesse a me, raga, è questa qua. Ve la metto subito sullo schermo e ve la andrò a spiegare bene, perché è scritto in inglese e magari molti di voi non hanno modo di tradurre. Allora, questo utente ha proposto un altro utilizzo nello scudo, ovviamente nella nostra casa base, un altro utilizzo riguardante l'attacco alternativo del piccone. Perché guardate, se io faccio l'attacco alternativo del piccone, mi consuma 25 di energia e non faccio praticamente nulla alle strutture. Cioè, da 5180 di vita gli ho tolto 150 di vita, gli ho tolto più o meno, sì, 150 di vita. Se io volessi anche spaccare questa struttura a Montespago, cioè vedete quanto ci metto, dovrei stare, ok, tantissimo tempo solamente per spaccarmi le strutture. Cioè un'oretta, due orette, poi dipende da quale passaggio voglio anche spaccare. Facciamo caso che voglio rifare un passaggio, ce l'ho fatto in legno, lo voglio rifare in metallo. Ci metterei un casino, raga. Ok, io ho finito Montespago, ma metti che un domani aggiungono gli zombie di potenza più alta, quindi posso craftare le trappole di potenza più alta. Addirittura questo utente ha proposto una funzione che ci permette di sostituire le trappole nel muro. Questa funzione non solo ti andrebbe a sostituire la trappola sul muro, ma ti andrebbe a riprendere questa trappola qua, che in questo caso ha 48 utilizzi, oppure questa qua, anch'essa 48, me le andrebbe a rimettere entrambe nello zaino. Il che ci sta, anche questa non mi sembra una cattiva idea, raga, perché così molte volte mi capita di mettere trappole, poi i miei compagni in missione ci combattono davanti e alla fine magari non fa neanche un utilizzo. Quando io magari ho sprecato del tempo per craftare, farmare tutte quelle risorse. Che dite voi, raga? Ci può stare come idea, alla fine della missione vai, te la riprendi, magari con 10 utilizzi in meno te la tieni nello zaino. Poi nello zaino ti dice, guarda, hai questa trappola, te la sta rimettendo, ha solo un utilizzo, quindi questo utilizzo andrà aggiunto a quest'altra trappola. Potrebbe essere carino come cosa. Bisogna vedere se l'Epic è in grado di fare questa cosa e soprattutto di gestire, perché ogni aggiornamento fa uscire un sacco di bug, quindi dobbiamo essere molto attenti alle cose che chiediamo. Detto questo, l'attacco alternativo del piccone, come vedete, suggerisce che nello scudo antitempesta, mentre non ci sono le ondate che arrivano di zombie, quindi neanche sempre, solo quando non ci sono zombie che attaccano, tu con l'attacco alternativo spaccheresti le strutture solo con un colpo e non ti consuma energia, in modo che tu puoi andare in giro, spacco questo, spacco l'altro, spacco la scala, un po' come era nelle orde, no? Che tu c'era l'opzione proprio che cambiava e potevi spaccare tutto con un colpo. Ci starebbe fare la stessa cosa anche con l'attacco alternativo del piccone, renderebbe il suo utilizzo un po' più divertente, diciamo. E poi durante le ondate di zombie lo rimettono con la stamina, come è sempre stato, anche se è un attacco pressoché inutile. Non so chi di voi usa l'attacco alternativo del piccone per qualsiasi cosa, fatemi sapere nei commenti, raga. Io sono livello 131, ma vi assicuro che tutte le volte che uso l'attacco alternativo del piccone è perché premo L2 per sbaglio. Infine, raga, come terzo argomento, questo utente mi ha colpito parecchio. Ha proposto le vending machine su Salva il Mondo. Ovviamente le vending machine ambientate su Salva il Mondo, secondo voi cosa potrebbero mai dare? Non danno armi al 130, ma bensì danno, guardate sullo schermo lo screen che vi sto per mettere, erbe fibrose, assi di legno, vite e bulloni. Questa è la prima idea che mi è stata data. Per esempio, vite e bulloni, vabbè, sono facili da farmare, le assi di legno pure, ma le erbe fibrose sarebbe un'ottima idea. Proporre questa idea, perché è già un'idea di base, diciamo, un'idea anche alternativa del farming, che mi dà, appunto, non specifica quante erbe fibrose, ma sicuramente non 500, per 500 di mattone. Ogni classe di materiale ci dà una classe di risorsa su Salva il Mondo, no? A riguardo delle vending machine, comunque sono state proposte più di un'idea. Ad esempio questo utente che propone di scambiare addirittura il blub per tipo due blab, per esempio, fa l'esempio lui ovviamente, ci dà 25 viti. Oppure 250 mattoni ci dà 25 di bacon. Qua ritorniamo sempre al discorso di prima, io mi focalizzerei più al discorso del blab. Diamo un utilizzo ulteriore al blab, cioè troviamo un botto di blab, magari ci troviamo con 10 blab, pochissimi mettono i potenziamenti, c'è chi non mette nulla, c'è chi mette tutti i potenziamenti ed è ancora pieno di blab, così potremmo anche utilizzarlo per fare cose un po' più carine, diciamo, no? Voi cosa ne pensate? Sono sempre curioso di sentire la vostra. C'è un utente addirittura che propone i manuali d'addestramento, i manuali delle armi e
i manuali delle trappole, design armi, design trappole come vending machine, usando sempre Blab. Ciò ci sta, ma neanche troppo, perché i manuali d'addestramento sono uno dei punti principali che ci fa salire di livello e va tutto fatto con calma, progredendo col gioco. Però diciamo che 10 manuali al giorno, magari potrebbero anche con 5 manuali d'addestramento al giorno, così nelle vending machine, se io mi ricordo, con 2 blab ci passo, me li prendo e così ce li ho anche fuori dalla missione. Raga, sono stracurioso di sentire voi cosa ne pensate. Secondo me sono tutte funzioni che potrebbero essere implementate nel gioco, magari con qualche piccola modifica dalla mamma Epic, che sicuramente lei sa come fare le cose. su questo non ci piove. E questo era il mio episodio di oggi. Vi ricordo di lasciarmi un bel like per farmi sapere se il video vi è piaciuto, per supportarmi sempre con questa serie. Se volete supportarmi come creatore, basta mettere gratis nell'item shop di Fortnite l'indirizzo KinoTV. Io vi ringrazio tutti, raga, non temete, perché ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!